riforma della governance europea. Cosa è emerso da questo convegno e soprattutto stiamo andando nella direzione giusta in un contesto finanziario molto complicato? Sì, una riforma necessaria, anche se molto complessa, e credo che se non si arrivasse ad una riforma i mercati finanziari potrebbero non apprezzare più di tanto il lavoro in corso, perché dopo 4 anni in cui si è adottata la cosiddetta General Escape Clause, quindi la clausola di salvaguardia per non applicare il patto, non riuscire ad arrivare tra gli Stati membri dell'Europa ad un accordo sarebbe complesso. Gli obiettivi della riforma sono quelli di tenere insieme due principali aspetti. Il primo, la stabilità macroeconomica e la sostenibilità del debito. Questo è di garanzia per l'Unione monetaria nel suo complesso. E poi tener conto delle maggiori esigenze di finanziamento che si sono create dopo la pandemia e dopo la guerra. Quindi difesa, politica di sicurezza energetica, coesione sociale e tanti altri aspetti come la doppia transizione ecologica e digitale sono importanti. Bisogna dare a tutti gli Stati membri la possibilità di fare investimenti per evitare ulteriori frammentazioni del mercato unico, come per esempio abbiamo visto con il temporary framework sugli aiuti di Stato. Ma quindi c'è il rischio che allora possa ritornare, diciamo, lo scontro tra paesi più attenti a politiche di rigore e paesi che chiedono maggiore flessibilità? La discussione è già in atto tra il ministro delle finanze tedesco e altri governi, tra cui quello italiano. La Germania deve capire che non si può accentuare la frammentazione, non si può impedire la convergenza economica tra gli Stati membri, e mi pare che comunque sia la Commissione che il Consiglio europeo con l'Ecofin del 14 marzo hanno chiaramente capito che il problema del debito non si può risolvere soltanto con le misure di forte austerità che abbiamo visto nel 2011 e 2012.